Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con un nuovo video a tema Lego ma bootleg, va bene? Quindi parliamo di costruzioni ma non ufficiali. Allora, come sapete io ogni tanto mi diletto un po' andare a guardare questo tipo di cose anche se non sono ufficiali. Dovete sapere, insomma ci tengo anche a darvi questa spiegazione, che quando una cosa è fatta bene, secondo me è realizzata bene, interessa poco se poi è ufficiale al 100% o non lo è. In questo caso ho trovato questa casa, insomma, che produce questi mattoncini. Come detto, non sono ufficiali Lego, ma sono veramente molto molto simili. Con l'occasione ci andremo a costruire la Jeep del Jurassic Park. Quindi adesso vi faccio vedere che cosa c'è all'interno di questa scatola, perché ci sono le istruzioni, tutti i pezzi messi bene. Insomma, devo dirvi, sono rimasto piacevolmente sorpreso. Poi ripeto, per non essere una cosa ufficiale, secondo me la costruzione è molto buona. Ragazzi, ma prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollicione in su e mi raccomando iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist del Jurassic Park, dove potete trovare tutti gli oggetti e le cose che io ho fatto inerenti a questo mondo che, come sapete, amo tantissimo. Va bene? Ragazzi, spostiamoci sotto, andiamo a costruire la Jeep del Jurassic Park. Allora ragazzi, eccoci qui, questa è la busta, come vi stavo facendo vedere c'è scritto Blocks Brick, ok, M-O-C o MOC. Allora andiamo a vedere l'interno, che come vi dicevo ci sono i pezzi Lego e le istruzioni. Allora, questi sono tutti i pezzettini che sono stati divisi in queste bustine, vedete? Non credo sarà troppo difficile la costruzione, anche se come vedete le istruzioni sono un po' particolari perché sono piccoline. Vedete, sicuramente molto molto meno chiare delle istruzioni originali Lego, però insomma dai, piano piano ce la costruiamo insieme, quindi diamoci dentro. Allora ragazzi miei, eccoci qui, ho finito di costruire la Jeep del Jurassic Park. Allora devo dirvi, è molto carina, è fatta molto bene, seppur abbastanza piccolina. Vedete, le dimensioni sono ridotte. Allora, che cosa volevo dirvi? Non è stato proprio semplicissimo, esattamente come stavo pensando. Le istruzioni sono molto piccoline e infatti quando andate a guardare, vedete questi piccoli pezzettini, spesso non si capisce dove devono essere attaccati, quindi insomma diventa un pochino complicato, ci dovete perdere un pochino di tempo, ma poi alla fine piano piano ci si riesce. Diventate un po' ciechi, ecco, perché sono molto piccoli e non si capisce bene dove vanno attaccati, quindi vabbè, basta perderci un pochino di tempo. Comunque io, un'altra cosa che volevo dirvi, ho aggiunto una piccola modifica. Praticamente questo sportello era apribile, secondo come è stato ideato da questa costruzione. Qual è il problema però? Che si staccava sempre, non è fatto molto bene. Quindi ho aggiunto un brick 2x per allungare lo sportello, renderlo immobile. Però ragazzi, ho guadagnato spazio con cui voglio attaccare l'adesivo. Infatti andrò a stampare su carta lucida adesiva l'adesivo del Jurassic Park. Lo voglio mettere su questo punto in modo da rendere insomma la Jeep più bella, ecco. Con questa occasione vi dico anche che ho provato ad attaccare tutti quanti questi brick con i Lego ufficiali. Ragazzi, si attaccano perfettamente, quindi sono compatibili al 100%. Posso dirvi che quando andate a costruire si sente che non sono dei veri e propri Lego, infatti ogni tanto qualche pezzo fa un po' più di difficoltà, ok? Insomma, si capisce che non è perfetto come un Lego. Però ragazzi, tutto sommato la costruzione è stata perfetta, è andata liscia, quindi voglio dire, comunque la qualità è abbastanza buona. Comunque un'altra cosa che voglio farvi vedere è il Dilophosauro, questo lo voglio mettere vicino alla Jeep. È vero, i più attenti di voi mi diranno: Visio, ma questa non è la Jeep di Nedry, perché quella di Nedry ovviamente ha la tela che copre perché pioveva. Questa diciamo che è più la Jeep che usano il professor Grant e la professoressa Sattler nella loro prima visita, quando incontrano il Brachiosauro. Vabbè ragazzi, poco male. Peraltro voglio farvi vedere anche Nedry, eccolo qui. Questo è la minifigura ufficiale. Peraltro guardate che bello, ha anche la testa con la faccia sporca di veleno che il Dilophosauro gli sputa sulla faccia. Vedete, poi potete rimettere i capelli se ci riesco, ecco qua, perfetto. E peraltro io volevo mettergli anche il bastoncino, non so se vi ricordate, sicuramente i fan più accaniti si ricorderanno. Vedi il bastoncino? Vedi il bastoncino? Sì, lo vedi? Vedi il bastoncino? Ecco il bastoncino, guarda scemo, riporta il bastoncino. Vuoi bastoncino? Vai a prendere il bastoncino. Eccolo qua dunque, Nedry sporco
di veleno, il Dilophosaurus e questa bellissima Jeep. Devo dirvi, ragazzi, tutto sommato sono molto soddisfatto di questa costruzione. Spero che vi piaccia anche a voi, mi raccomando, fatemi sapere la vostra. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io, come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per stare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. E se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, bello come il Jurassic Park. Mi raccomando, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se vi è piaciuta questa Jeep e che cosa ne pensate dei Lego bootleg. Perché, insomma, ho visto che certe volte le persone sono forse un po' nel tunnel, no? Non è Lego, non è ufficiale, quindi è brutto per forza. No, io non credo questo. Quando un oggetto è fatto bene, quando è realizzato in un certo modo, io sono sempre pronto a esplorare, insomma, tutte le altre direzioni. Comunque, ragazzi miei, qui da Visio e dalla Jeep del Jurassic Park è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao!